Ben ritrovati guerrieri in un nuovo video lore di storie di eroi passati. Quest'oggi trattiamo uno dei personaggi più odiati data la sua facilità e la sua forza, ma nonostante questo, personalmente, uno dei miei samurai preferiti. Bando alle ciance ed iniziamo. Gli Shugoki sembrano dei personaggi lenti e goffi, ma chi si lascia ingannare dal loro aspetto si trova a subire atroci sofferenze, dato che questi posseggono la forza di un gigante e un'indomabile volontà. Persino la loro arma sembra ingombrante, ma nelle loro mani è letale e precisa quanto una lama. Lo Shugoki è difatti il guardiano del proprio popolo e richiede un'incredibile forza d'animo per portare avanti questo titolo. Sai di dover difendere a tutti i costi i tuoi fratelli e mettere le loro esigenze al di sopra delle tue, ma questo non è mai stato un vero problema per gli Shugoki. Dediti con corpo e anima alla protezione del proprio impero. La loro armatura è spesso formata da enormi piastre in legno a protezione di braccia e busto, una fascia obi intorno alla vita e una cintura nawa che tiene insieme tutti gli indumenti. Spesso sono talmente spavaldi davanti al pericolo da non indossare neanche una protezione sul petto, sicuri di non potersi permettere di perdere o morire. A differenza però dei loro compagni, indossa solo una kama con cinghi in stoffa e in pelle, sotto tutti gli strati di piatti di legno sul corpo. La maschera che indossa non è un kabuto, neanche un menpo, ma bensì una somen, una determinata maschera di stampo militare che gli conferisce un volto di un oni, un demone giapponese con forza sovrumana. Questa maschera è spesso accompagnata da un paracollo in stoffa e un ciuffo di vario stile. L'arma prediletta dello Shugoki è il Kanabo, una mazza tradizionale che richiede un forte ed abile guerriero per maneggiarla. Addirittura deve essere persino più abile di chi maneggia la Nodachi. Può sferrare colpi paralizzanti ad ogni mazzata, ma il suo peso tende a lasciare l'eroe aperto a contrattacchi se fallisce con il suo colpo. Bene. Adesso tocca alle reference che abbiamo sulle armature e armi. Partendo dalle armature abbiamo Seth Masamoto, nome particolarmente comune per un figlio maschio. Probabilmente in gioco si riferisce al potente clan del Giappone feudale, il clan Hosokawa, gestito da Hosokawa Masamoto. Seth Ryutora, riferito ad una famosa opera d'arte giapponese dove vediamo raffigurati un drago contro una tigre. La stessa parola Ryu e Tora significa drago e tigre. Spesso poi viene legato a diverse opere come Art of Fighting o Ken il guerriero. Seth Aramaki, riferito ad un noto regista giapponese attivo sul campo dell'animazione con prodotti come Capitan Harlock, film del 2013. Seth Uminami, letteralmente tradotto come paesaggio marino, bensì in un continente lontano dal Giappone, assume un altro significato. Infatti in Sudafrica ha significato come lui è con me, il dio è con me. Seth Inugami, che nella mitologia giapponese sono dei cani divini, spesso generati con scopi di vendetta o come guardiani. Seth Okuda, che include lo Tsuna, la cintura speciale assegnata ai grandi lottatori di sumo. Seth Magoichi, riferito al leader dei Saka Ikki, un gruppo di mercenari formato da contadini e nobili. Questa fu una delle prime armate ad essere esperte nell'uso degli archibugi. Seth Daikijin, dal significato di prima persona e anche di grande dio, è la raffigurazione del grande dio diavolo giapponese, spesso utilizzata come maschera per allontanare gli spiriti maligni che entravano in un villaggio. Mentre per le armi abbiamo Seth Ubume, spiriti yokai di donne morte mentre portavano in grembo il piccolo, nel folklore giapponese. Seth Mejitsune, riferito ad un singolo della band Baby Metal, che come immagini spesso hanno raffigurato nei loro album e concerti un lupo bianco. Seth Tennou, che significa imperatore. Seth Wani, che significa in giapponese. Seth Jigokumaru,
che significa cerchio dell'inferno ed è riferito ad una credenza buddista giapponese sull'aldilà o perlomeno su una parte di esso. Difatti, gli indegni di rinascere nei cinque regni buddisti finiscono a Jigoku, ossia l'inferno buddista. Queste sono solo alcune delle armi o armature che possiede lo Shugoki, che, come avrete notato, tutte le reference non seguono uno schema, ma bensì spaziano in tutta quanta la cultura giapponese, dagli oni ai clan, ai concerti, alle credenze buddiste e ai più classici folklori nipponici. Diciamo pure che lo Shugoki non viene limitato neanche nella sua cultura. Ma adesso tocca alle curiosità. E fidatevi, sono parecchie. Shugoki letteralmente si traduce come il demone guardiano dal giapponese. È letteralmente il personaggio più grande del gioco, persino più del giustiziere, avendo anche il record di eroe con più vita in For Honor. Un'altra capacità che lo rende sempre più privilegiato è di far parte della ristretta cerchia di personaggi capaci di curarsi senza l'aiuto di abilità, grazie alla mossa Abbraccio Demoniaco. Il design dello Shugoki è basato quasi interamente sugli oni, che significano letteralmente demoni o orchi. Avendo la statura di uno di essi, indossando una maschera da oni feroce e portando la Kanabo, che è l'arma associata continuamente agli oni, a tal punto che esiste un idioma giapponese nella relazione tra Kanabo e oni. Inoltre, alcune sue mosse fanno riferimento anche agli stessi oni, come Abbraccio Demoniaco o Carica dell'Oni. Anche la sua mossa d'attacco, Fulmine Distruttore, è riferito a questi demoni, spesso associato ai temporali. Anche il design del Kanabo è possibile associarlo ai demoni nipponici, perché il Kanabo reale da guerra è molto più sottile e simile quasi ad una mazza da baseball. Quelli nella finzione, rappresentati per gli oni, sono molto più spessi, quindi più pesanti per rafforzare la figura di potere e riflettere l'immensa forza richiesta per brandire quest'arma esagerata. È molto evidente che oltre agli oni, gli Shugoki siano stati influenzati dai lottatori di sumo, e lo si evince dal loro corpo grosso rispetto a quello muscoloso degli oni, insieme al manierismo stereotipato di un lottatore di sumo, come lo schiaffeggiarsi la pancia. Inoltre sono presenti celebrazioni ed emote riconducibili al sumo stesso. Alcune delle esecuzioni dello Shugo fanno riferimenti poi alla cultura pop, quali One Inch Punch, riferita alla mossa marziale resa celebre da Bruce Lee, la quale doveva essere una mossa di pratica, ma divenuta poi nella cultura pop una mossa da combattimento. Lo Shugoki Smash, che sia nel nome sia nell'esecuzione in sé, fa riferimento al gigante verde della Marvel, Hulk. La montagna, riferimento a Game of Thrones, in cui il personaggio di nome Gregor Clegane, chiamato per l'appunto la montagna, uccide un uomo in modo molto simile a quello che lo Shugoki fa nell'esecuzione. Punch Bitter, invece, è un riferimento al baseball, difatti questo termine indica il sostituto di un battitore, in genere poi sostituito perché il primo viene infortunato. Sempre rimanendo a tema esecuzioni, abbiamo diversi nomi e traduzioni per queste. Per esempio, dispepsia prende il nome dal termine medico indigestione. Kimarite si riferisce al termine sumo come colpo finale. Inoltre, il riferimento al sumo non finisce qui, dato che avviene l'uso del harite, ossia colpo di schiaffo, e il rituale di calpestio. L'esecuzione kinjite si traduce come mossa proibita, riferita a mosse illegali o scorrette nel sumo. Nell'elenco delle mosse proibite c'è quella di colpire il plesso solare e quella di afferrare la gola. Cose che nell'esecuzione avvengono entrambe. La Samurai Senton fa riferimento ad una mossa di wrestling in cui il lottatore salta sull'avversario. La celebrazione Chu prende l'onomatopea di bacio in giapponese, cosa che avviene dato che lo Shugoki affettuosamente bacia il suo Kanabo. Invece Kaichi no Kori si riferisce al termine sumo di il vincitore che rimane. La celebrazione Joijin invece si traduce come lottatore di alto rango. Adesso concludiamo con le frasi che lo Shugoki dice nel gioco, ovviamente traduzioni dal giapponese. Abbiamo: accetta la tua morte con l'abbraccio demoniaco avvenuto con successo. Sei nelle mie mani durante un attacco pesante.
Nell'esecuzione Kinjite dice «Questo è tutto». Nell'esecuzione Shiryou dice «Sarai sepolto dalle mie mani». Nell'esecuzione Samurai Senton dice «Schiaccerò quel tuo teschio». Bene, devo dire che è stato molto faticoso. Mi sto rendendo conto che i giapponesi sono per adesso i personaggi più complessi, con veramente un sacco di reference, informazioni e da parte mia un sacco di ricerca. Difatti questo video mi ha preso di nuovo un sacco di tempo e credo che impazzirò. Ma in ogni caso, spero che vi sia piaciuto. Io come al solito vi ringrazio del supporto che date a questi video e ci vediamo, come sempre, ad un prossimo video. Good fight!